Contrariamente a quanto potete pensare, l'Italia fa parte di un'area molto importante a livello geologico. Probabilmente un tempo è stata testimone di maestose migrazioni e alcuni dinosauri trovati qui sono tra i più importanti del mondo. Nonostante però il nostro territorio abbondi di tracce del passaggio dei dinosauri, il ritrovamento di ossa fossilizzate è sempre stato un evento molto raro. Questo perché gran parte del nostro territorio, per diverse aree geologiche, era sommerso d'acqua. E poi, un singolo dinosauro nella sua vita dispensa milioni di orme, ma la sua morte lascia solo poche ossa. In questo video vi parlerò del più importante ritrovamento fossile di dinosauro sul nostro territorio, Ciro. Fu Giovanni Todesco a portarlo alla luce, un appassionato che era solito andare con i figli a raccogliere fossili. Durante una di queste gite si ritrovò a Pietraroia all'interno di una cava. Fu molto perspicace a capire che la roccia che le ruspe stavano frantumando poteva contenere tracce importanti. Fu così che riuscì a salvare lastre con segni evidenti di fossili, lasciandone però tante altre con la promessa di tornare a prenderle. Purtroppo, da lì a una settimana ci fu il terribile terremoto dell'Irpinia e Todesco non tornò più in quella cava. Gli restò però quella lastra dalla quale fece emergere quello che per anni ha creduto fosse un fossile di rettile o di un uccello. Quando nel 1993 vide Jurassic Park, si rese conto che forse quel fossile poteva essere un dinosauro e decise quindi di contattare il conservatore del Museo di Storia Naturale di Milano, Giorgio Terruzzi. Resosi conto dell'incredibile scoperta, Todesco girò un video amatoriale a casa sua. Non senza qualche resistenza, alla fine Todesco fu costretto a cedere il dinosauro al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove venne appunto ribattezzato Ciro. Dopodiché, per 5 lunghi anni, non si seppe più nulla. A marzo del 1998, però, ci fu la presentazione ufficiale del fossile del dinosauro Ciro, nominato ufficialmente Scipionix Amniticus. La notizia del ritrovamento del primo dinosauro italiano occupò le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Nature gli dedicò la copertina per quello che era a tutti gli effetti il primo dinosauro italiano. Ed oltre ad essere il primo, era anche incredibilmente conservato. Nel 2001 Dal Sasso descrive lo studio di Ciro nel suo libro Dinosauri italiani. Le ossa in perfetta connessione anatomica, la struttura delle fasce muscolari, gli astucci cornei sugli artigli, l'intestino con dentro l'ultimo pasto, Ciro è a tutti gli effetti un patrimonio dal valore scientifico inestimabile. Nel 2006 fu portato al Museo di Storia Naturale di Milano e fu sottoposto ad ulteriore studio, tutto pubblicato su Memorie, libro di Simone Maganuco e Cristiano Dal Sasso, un libro unico nel suo genere. Mai era stato analizzato un dinosauro così approfonditamente. Todesco ci ha lasciato nel 2019, ma è bene ricordarlo, se non fosse stato per lui, sicuramente non avremmo mai avuto lui, Ciro. Sarebbe finito inevitabilmente schiacciato dalle ruspe e perso per sempre. Uno dei fossili di dinosauro meglio conservati al mondo, salvo grazie alla fortuna, alla passione, alla tenacia di Giovanni Todesco. Ciro adesso è esposto al convento di San Felice a Benevento, ma una copia identica all'originale è presente all'interno del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Nonostante siano stati avanzati dei dubbi riguardo Scipionix amniticus come specie, il fossile di Ciro è e resterà per sempre un fossile straordinario. Registra anche le voci che hai detto la prima, sì? Sì. Okay. Allora potete dire passare stupidata che... Ascolta Remigio, adesso ti grido ben qua, comprendi? Sì, sì, dovrei vederlo bene. È un panno che si scopre, deve magari un po' anche vicino. Ecco, non mi è subito il pacchetto. Adesso vedrai che ci va sopra, vediamo.
Non so se lo fanno anche sopra. Eccolo. Ma è troppo piccolo. Alza la mia seconda. Mia adorazione davanti al bambino. Senti il gatto. Ecco, in origine questo qua era tutto intero e dopo salta via prendendolo in mano. Sì. Sta qualcuno che si alza da... Che non sa dire dire. Scusa, ma le zampe intere e posteriori? Non le mie. Cioè, non le aveva? No, le aveva, però le ha perse. Ma lunghi la vela tutta oppure gli manca una punta? Non sembra che non manca una punta. Vede tutta. Sì che il scartossetto che te è solo, gli manca tutto, le tutto sì, lì. Sì. Era una bella pendolina che era... Ah, c'è. Ce l'ha ancora? Sì, che lo hai pezzi. Solo che ne hai in pezzi? Quale quello là sotto? Sì, il triangolo. Sembrano che era mia fosse là. Perché era la frattura, vedi la frattura? Si è rotto proprio, non era già fratturata. Mi sta un bene? Perché sì. Ma scusa, comunque, quando abbiamo trovato noi altri questo, subito non si pensava mia che fosse un dinosauro, si pensava che fosse un rettile o un uccello, o una via di mezzo fra un rettile e un uccello, perché ha l'occhio molto grande, che è un po' caratteristico degli uccelli quando si vede un scheletro così, no? Però dai denti così, dalle gambe, insomma sembrava che fosse una via di mezzo fra un rettile e un uccello. E sta in secondo tempo, a furia di guardare così e dopo sentire qualche esperto che sta a pensare che dovrebbe essere un dinosauro dal momento che aveva anche le tre unghie sulle dita, cioè tre dita solo, mentre i rettili o gli uccelli ne ha 4 o 5. E lì resta la scoperta che sta facendo. Ma scusa, ma non vorrei indovinare la mia 3, che ha 3 dita. Ma è sperone dietro? Lei ha un dito quello che ha più corto? Sì. Non ha mezzo davanti? No, mai vai a vederlo. Vai adesso. Scusa un attimo, tornando alla coda. Cioè si sapeva già che era così in origine la coda, no? No? No, la coda, questa qua, questo pezzo qua l'è stato ricostruito in base alle fotografie che si vedevano dell'Archaeopteris, che è un uccello trovato nel Giurassico, in Germania, no? E l'è fatto più o meno così, e l'è stato fatto pensando che fosse appunto un uccello simile a quel tedesco. Quindi è anche possibile che la coda non sia è possibile che non sia fatta così. Un uccello, fatta, ma chiede mio un uccello. Esatto, ma prima non si viene mia, non è altre cosa l'era. Ma insomma, un uccello non è certo. Ma cos'erlo? Non le mie le piume, le penne, se vedrei una traccia. No, non è vero, perché secondo le morto le piume... Guarda che non vado a graffiarlo. Ma ce l'ho in braccio. Comunque adesso questo è ancora da pulire con le macchine sofisticate, da liberare bene... Tutte le unghie che ha qua, che è ancora traccia di calcare, e tutti i denti che è ancora sotto, che ne ha diversi, e ha i denti in doppie file, grandi e piccoli, e tutti molto aguzzi, come denti, che le nota che è proprio la famiglia dei carnivori. Strano che hai i denti più lunghi indietro e non ne avanti. Ascolta, adesso mi chiede via la cosa, vai dito sì? Non lo so, sarà andata. No, perché mi sembrava che si ritirava. Sì, probabilmente lo pulisce e lo lascia a stato naturale come sta trovando. Sì, logico. Sì, perché a lei per sproporzionare la cosa più piccola rispetto... Molto probabilmente la ricostruiscono. No, il pezzo lo lascia stare come lei è stato in origine, cioè senza così. Però dopo, siccome doveva fare un modellino anche in forma naturale, come grossezza, così, grandezza, e quello lo fa come dovesse in natura, praticamente. Sì. Perché una volta che si stabilisce la famiglia che lei, si stabilisce la grandezza, grossezza e tutto. Comunque, come ho detto,
legato un tronco all'intestino dentro, l'interiore si chiede molto, cioè il posto di allo benissimo e sa manca cosa qua, mangiava. Una parte. Sì. È roba organica, che punto lì, questo è l'intestino che è ancora pieno di mangiare. Questo qua le gambe dietro, che sono ancora snudi. Mamma, sì. Mamma, questo qua cos'è? Questo le gambe, le gambe. Le gambe dietro. Le cosce, parte da qua, sì. E con lo snodo e le finisce. Cioè, il bacino? Cioè, le gambe coprivano abbastanza questo. Era, sì, era sì, potente. Vero? Sembra... Vabbè che anche con questa testa pesante dietro. Testa pesante, però se noi la ricopriamo con la pelle che la viene giù qua così e qua così, diventa un po' tozzo, grosso, però diventa anche forse proporzionale. Lei è un po' fuori normale una testa così, perché è grossa quasi come il corpo, diremmo. Sì, sì, le... Posso guardarmi? Deve essere stato un bestione, un predatore proprio... Bestione? Finché l'era così, cioè, dalla... non mi ha dato un no, bestione. No, ma dalla faccia che è no, così... È le... se, se, se guardi così sembra un... cos'è? Un brontosauro, cos'è che il dinosauro lì? Tiranosauro. Un tiranosauro, guardalo lì, in miniatura. Sì, sì. Un dinosauro. Di sì, dinosauro. Di sì, dinosauro. Cos'era questa, una traccia d'oro? No, probabilmente non sarà un po' di un minerale. La pietra è un unico strato? Ci sono... No, no, è ancora strato. Ancora strato. È stratificata questa.